Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Quest'oggi proveremo Bombing Quest. Ringrazio vivamente Team Pooh per la free key. Andiamo a provare subito questo gioco ed è la prima volta che io ci gioco. Allora, freccette, non c'è il mouse, quindi andiamo play. Space, new game. E vediamo cosa ci aspetta. Beh, ciao, c'è qualcuno lì? Premi E se riesci a vederlo. Finalmente al lavoro, grande. Iniziamo con accendere il nostro visore. E speriamo che sia pronto per funzionare. Tutto bene. Vecchio Dwarven Mining Gear, stanno lavorando in un nuovo per ripararlo, ok? Va bene, abbiamo tutta la nostra storia. Controlliamo i movimenti, premiamo WASD per camminare in giro. Ok, ce l'abbiamo fatta. Premi E di nuovo per farlo. Perfetto, quello è l'indicatore che mostra la nostra durabilità, quante volte possiamo essere colpiti. E attualmente ne abbiamo 2 di 3. Non è molto perfetto, ma non ti preoccupare. L'equipaggiamento si può autoriparare, si autoripara. Per ripararlo hai bisogno dell'energia. Questa palla qui mostra quanto ne hai immagazzinata, quindi la metà. E ne hai bisogno di caricarla. Sai quanto è figo minare il mining suite? Ok, precediamo. Ah, ok, esplosivi, posizionare esplosivi, bombe e altre storie. Proviamo. Andiamo lì e piantiamo una bomba premendo space. Mi piace il fattore che i comandi sono giganti, quindi capisci subito che devi premere quel pulsante lì. E facciamo detonare e o brillare quella cosa lì. Quindi space, io me ne scappo perché penso che mi faccia un danno della Madonna. Però prima di andare da qualche parte, shift cose, ok, l'ho posizionato. Questo cosa fa? Niente. Ok, perfetto, ho già capito che la bomba ha un raggio. Iniziamo, ok. Mi faccio male? Sì. Sicuro. Ok, posizioniamone una qua. Vabbè, ci mettiamo qua. Ok, mi ricorda tantissimo un vecchio giochino. Ne abbiamo solo una bomba alla volta. Perfetto. Facciamo una bomba alla volta. Tanti non ci interessa. Vediamo se riusciamo ad arrivare qua. Attiviamo. Ok, il suono mi ha distrutto le orecchie. Va bene. C'è il guardiano, possiamo tornare indietro e andiamo allo stage successivo. E ci sono dei mob, naturalmente. Quindi... ah, perfetto. Questo lo blocchiamo qui. E questo lo blocchiamo qua. No. Oh, non ce l'abbiamo fatta. Va bene, non è un problema. Questo vediamo se riusciamo a bloccarlo. No, si muove. Però forse lo prendiamo. Sì, l'abbiamo preso. Devo raccoglierle? No, peccato. Fermo un attimo. Qua, così. Vediamo se lo becchiamo. Detona, no. Beccato. Questo qui. Questo qua. Non ci dovrebbe prendere qui, perché di uno... no, ci ha preso. È stato un grave errore mio. Però va bene. Adesso ci abbiamo il cuore che batte a mille. Vediamo se riusciamo ad ucciderlo. Perché vorrei uccidere anche questo qua. No, forse l'abbiamo bloccato. Sì, grande, bloccato. Li abbiamo uccisi tutti. E questo? Io voglio uccidere anche quello. Vediamo se ci riusciamo.
Mettiamolo. Beccato. Grande. Perfetto, ogni essere vivente, energia, vogliamo l'energia. Dove la prendiamo l'energia? Oh, bellissima l'animazione. Ok, ci siamo curati. Non capisco cosa sono tutte. Ah, adesso le prende. Prima non le prendeva. Queste qua, adesso le sta raccogliendo. Questi frammenti adesso li raccoglie. Prima non li raccoglieva. Vediamo se riusciamo a raccogliere anche quelli. Ok. Perché eravamo full, forse. Ah, quindi adesso possiamo curarci. Ok, ho capito. Perfetto, adesso è molto molto più chiaro. E andiamo qua. Attiviamo il gate. Siamo full vita. Cos'è quella pietra lì? Vediamo se riusciamo. C'è un armadillo lì. Sicuramente ci farà malissimo l'armadillo. Due in uno? Sì, due in uno. Dobbiamo uccidere l'armadillo. Secondo me lo becchiamo. No, non l'abbiamo beccato. Ok, allora lo becchiamo così, guarda. Fermo qua. Quanti ne uccidiamo così? Un bel po'. Ok, triple kill. Perfetto, abbiamo preso pure l'achievement. Che figata. Fermo lì. Anche tu. Occhio. Perfetto, ci manca l'ultimo. No. Dove te ne vai? Di qua? No, bad timing. Proprio bruttissimo. Vai, 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 spara, spara, spara. No. Sali sopra? No. Non ho capito adesso se andrà a destra o a sinistra. Sì, fermo. No. Peccato, 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 peccato. Sì? Vorrebbe un'altra bomba. No? Ti ho bloccato. Stavolta sì, per forza. Grande. Adesso abbiamo il robottino. Distruggiamo un po' di roba. E passiamo al livello successivo. Questa è una grata. È un grata. Great. Chest del tesoro. Abbiamo preso un nuovo gadget e quindi premendo tab, you can check this tab. Ok, premiamo tab. Simple automation. You need to use a maintain station. Ah, ok. Vabbè. Non possiamo usarlo. Va bene, non è un problema. Ah, c'è una vecchia. Eccola qua, maintain station. Ok, stazione di manutenzione. Quindi possiamo usarlo adesso. Ok, adesso possiamo sicuramente posizionare due bombe. Infatti, in alto a sinistra abbiamo due bombe. Quindi possiamo posizionare due bombe. Questo. Ok. Attiviamo, quindi questo è il punto di salvataggio e possiamo anche viaggiare. Attenzione che c'è quello lì che ne ha. Perfetto, adesso siamo molto più potenti. Ops, questo ha fatto malissimo quello lì. Non so se riusciamo a ucciderlo, no? Allora, vediamo un attimo, Vediamo di bloccarne qualcuno. No. Allora, uno qua. Ok, quello è morto. Ci curiamo di nuovo, non ci possiamo ancora curare. Torna indietro lui? No. Lo posizioniamo qua e qua. Ok. Raccogliamo questi e. No, ho sbagliato, vabbè, dai.
Lo sapevo io. Oh, Giuda! No! Ci ha distrutto. Ci ha ucciso, signori. Ci ha ucciso. Quindi adesso inizia la parte strategica. Inizia la parte strategica. Dobbiamo stare attenti a quello lì. Perché se ci vede, ci uccide. Ed è quasi instant kill, a quanto ho capito. Cioè, devo capire se... Sì, appena ci vede, ci rincorre. Perfetto. Tipo così. Ok, siamo a due. Quindi fa la carica lui. Sì, no, sono... È colpa mia, colpa mia, colpa mia, colpa mia. Non ho visto i trash mob e ci sono proprio andato addosso. Colpa mia. Proprio fatto una stupidata, diciamo così. Oh, mi sono bloccato. Aia. Bloccato addirittura. Bloccato. Quindi lui lo può bloccare addirittura. Aia. Mi sono fatto mangiare. Occhio. Facciamo così. Adesso lui ci vede e ci carica. Quindi facciamo così. Adesso ci carica. Esatto. Poi ci facciamo di nuovo ricaricare. Perfetto, e poi non ci carica più. Pensavo che mi ricaricasse di nuovo. Allora, facciamoci caricare. Via. Ed è morto. Ok. No, 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 mi sono bloccato! Mi sono bloccato! Mi sono bloccato. Ok. Lo uccidiamo? Sì, dai, uccidiamolo. Perfetto. Così ci carichiamo anche un po' di energia. Uno, due. Cosa ci manca di energia ancora lì? Qua, 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 qua. Eccolo qua. E passiamo, attiviamo il gate. No, vabbè. E passiamo alla nuova. Nuovo stage. Questo l'abbiamo. Il quest log. Addirittura. Attenzione. Vediamo. Esaminiamo il monumento. Quindi c'è proprio una storia dietro, eh? Bello, mi piace questa parte qua, questo scorcio con l'acqua. Ready for battle? Ma c'è il boss? Sì, se qua possiamo salvare, sicuramente c'è il boss. Oh, ma che bello! L'ambientazione è molto carina, eh? Ah, eccolo lì il bossino. Mi sa che l'ho beccato il boss. Perfetto. Dobbiamo stare attenti a non farci vedere da questo. Perché sennò ci fa male. Adesso lui si gira, ci vede. No, non ci vede. Cos'è? Double kill. No. C'è quello che ulula. Non so se mi vede. Sì, mi ha visto. Via. Perfetto. Ok. Uccidiamo anche questo che ci voleva colpire.
Ah, c'è lui adesso libero. C'è il lupo libero, c'è. Ma è morto. Subito è morto. Ok. Questo lo facciamo fuori. Perfetto. Tu morirai, pure tu. E adesso ci manca questo. Ah, lì c'è un personaggio che ci dà la quest. C'è un NPC. Ho visto, signori, un NPC. Stiamo uccidendo tutti. Abbiamo ucciso tutti. Ah, ci dice di andare a salvare addirittura. Cosa faccio? No, 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 no. Grave errore, mi sono incastrato io. Scusate, colpa mia. Già, dobbiamo raccogliere un po' di roba. Un po' di energia, ci curiamo con la Q e raccogliamo anche questa, così ci fulliamo. Ok, siamo full. Quindi io posso tornare di qua? Sì, quindi andiamo qui e salviamo. No, no, no. Upload Soul. Travel invece ci fa viaggiare. Perfetto. Quindi c'è an fa anche da teleport. Stupendio. Come disse una persona. Qui c'è una porta. Non ci fa entrare? No, parla con il tipo. Ciao, straniero! Sicuramente sei qui. Stai guardando le bestie e quindi tutta questa storia qua. È piacere di conoscerti. Si chiama Stefano e grazie per averci avvertito. Va bene, parlando delle chest, quindi delle box, delle scatole, ci sono le nuove tecnologie, eccetera, eccetera. Quindi non sto qui a leggervele e a darvi un po' di fastidio leggendo il tutto, ma potete leggervelo voi tranquillamente perché sicuramente l'inglese lo conoscerete, perché io sono molto attratto da quel mappamondo e quel sistema stellare come mappamondo e tutto il resto gira. Ah, farò il mio meglio. No, tranquillo, vai alla ricerca delle nostre cose. Prenditi cura di me. Ciao, Stefano. Collezionato una runestone. Quindi andiamo nel database. Abbiamo collezionabili, anzi collezionabili, sì, gli achievement. Kill 100 enemy, questa è la runestone. Ah, ok. Perfetto. Quello. È questo? Quindi già si incomincia a dividere il tutto. Abbiamo sotto e sopra. Quindi entriamo in questo e vediamo cosa succede. Allora, no, ho sbagliato. Ok, diciamo addio a quello lì. Ehi, ma questo salta! Questo è un saltatore. Attenzione. Questo mi piace. Questa cosa qua è molto bellina. Il fatto che lui possa saltare crea il tutto molto, 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 molto più difficile. Lui è morto. E lui è rimorto. Allora, c'è il saltatore e quello lì. Ok, vediamo se riusciamo a beccare. Lui salta. Tu vai indietro. Aia! Ok, vediamo un attimo se riusciamo a ucciderne qualcuno perché ci curiamo. Dobbiamo uccidere il saltatore. Ucciso. Ok. Sbloccato. Questo facciamo così e questo facciamo così. Double kill. Perfetto. E adesso. E attenzione. Prendiamo anche queste e andiamo nella parte sopra. Vediamo un attimo, eh. Beh, la canzoncina è molto mistica, mi piace. Quindi fino a qua. Scusa, eh. Se io faccio così. Sì. Se io faccio così. No,
Non gli faccio niente, vero? Perché ancora sono fuori. Vediamo. E invece no. Ok. È un po' cheating questa qua. Però sono tutti lì. Io non riesco a entrare. Come devo fare io? Eh sì, ok. Cerchiamo di non rovinarci il gameplay. Ok, facciamo così. Uccidi, 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 no, eh? Aia, stavolta mi sono fatto male da solo. Ma ci sta. Ok. E sembra una stupidaggine, ma questi qua che camminano lenti ci danno un bel po' di fastidio. Tutti ti blocco. Madonna mia, che fortuna. Proprio ci siamo salvati in calcio d'angolo. Allora, andiamo, ammazziamo questo lupo. No, eh. Ok, adesso lui dovrebbe crepare. E ci manca lui. Ultima braticella. Ci raccogliamo tutte queste anime. Quindi ci siamo aperti un altro spazio di qua. Parliamo con lui. Ciao, piccolino. Volevamo parlare di unirti al villaggio. Ok. C'è un'antica città e un tempio dall'altra parte del fiume. Strane creature. Ah, sei un Beastmaster? Tu devi trovare il vecchio Zoran. Lui è il marinaio, è nella sua casa. Ok, perfetto. Grazie, Kawen. Oh, ok. Quindi praticamente adesso abbiamo un mondo sotto, una parte sotto e una parte sopra. Ma che bello questa parte qui. Signori, devo dire che è molto, 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 molto carino. L'ambientazione mi piace veramente, mi piace tanto. Proprio le rune messe lì. Bravi, bel lavoro. Anche la canzoncina è carina. Non dà assolutamente fastidio. Quindi dobbiamo trovare Stefano per dargli la runa e poi dobbiamo trovare anche il tipo. Dall'altra parte, questo cos'è? C'è un vecchio beacon. Ok. Attiviamolo. Navigazione beacon Moonstone attivata. Adesso ci abbiamo anche la mappa, signore, la mappa. Tu. Sulstone Navigation Maintenance Station. Ah, perfetto. Quindi abbiamo anche la mappa. Ci danno anche la mappa. Perfetto. Abbiamo anche la mappa. Avemus mappa. E qui. La birreria. No, per forza. Gli devi dare la birra. Cioè, praticamente è un villaggio. E abbiamo anche la birreria. E là sotto cosa c'è? C'è anche la birra. Ma che bellezza. Piazziamo due bombe alla birreria, va? Vediamo se si rompono le botti. No. Ok. Peccato. Ah, ma si può entrare lì. No, ma io devo entrare nella birreria per forza. Entriamo in birreria, signori. Io devo per forza entrare in birreria. Sto per morire, però voglio entrare in birreria. Ci
Cioè, veramente, devo poter entrare in birreria. Voglio entrare in... Cosa faccio? Ok, va bene. Ho sbagliato tasto. Ma non è un problema. Recuperiamo. Questo salta. No, il 2 non li può saltare, due blocchi, giusto? No? Aia! Ok. Se lui salta di qua... Ok, morti tutti e due. Perfetto. Strategia. Ottima. Vediamo se riusciamo. Potevo metterlo al centro questo qua, vabbè, dai. È uguale. Vediamo se riusciamo a ucciderlo. Sì, perfetto. Andiamo a prendere quell'energia. E andiamo nella birreria, che fa anche rima. Attenzione, energia, birreria. Ma se io distruggo anche questo qui, poi di là possiamo tornare praticamente indietro. Eh sì, sì, sì. Andiamo in birreria. È lì, è lì, è lì. Per forza. Ci siamo. Eccolo lì. L'ho visto. L'ho visto. C'è una pergamena. Aia. Mi sono autofatto male. Aiuto, mi sto facendo malissimo. Per essere un po' maldestro. Ho visto quella pergamena e mi ha dato la testa, va? Vediamo, andiamo un po'. Dove? Eccolo lì, fermo lì. Fatti uccidere. Grande, doppio. Ok, pick scroll. Ok, Zoran Scroll. Abbiamo preso la Zoran Scroll. Ma i barili si possono distruggere? No. No, voglio andare. Datemi la birra. Ok. Ci siamo. Quindi abbiamo raccolto un altro oggetto. Adesso vediamo se riusciamo a ricordarci dov'era il save e andiamo subito a salvare. Ma qua c'è un'altra stradina però. Ma in... Ah, eccola qua, vedi. Ho trovato una... un qualcosa. Simple Chemical Combiner. Ma... Quindi... Mi vuoi dire che adesso... Ma non è male. Se riusciamo a... Non mi ricordo più dove è il save. Mi sembra di qua. Cioè dovrei aprire la mappa. Dunque, noi siamo lì. Il Soul Beacon è più a sinistra. Ok. Quindi praticamente di qua. In teoria, se mi ricordo bene. Eccolo qua. E poi da qua possiamo viaggiare informati. Ah, ok, non possiamo viaggiare lì. Ok. Beh, io direi di fermarci qua. Grazie di essere stati con me. Spero che vi sia piaciuto, che abbiate passato un momento di relax e di divertimento insieme a me. Trovate il link di questo gioco in descrizione, il link di Steam, e come sempre siete mitici ed alla prossima. Bye bye!